l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Sono un migliaio all'anno gli studenti che trovano ospitalità ed insegnamenti nell'antica stamperia Busato di Vicenza, una di quelle botteghe che sono il vero emblema dell'artigianato artistico. Fucine da cui escono prodotti unici, che nella storia hanno dato un grandissimo contributo alla cultura del nostro paese e che per questo dovrebbero essere sostenute, soprattutto quando chi ancora le conduce si spende per non far morire tradizione e saperi preziosi. Metti insieme un tema che attiri, un artista che aiuti a far emergere i sentimenti e l'estro creativo, una scuola che voglia andare oltre il nozionismo, mal digerito da tante generazioni, un artigiano che ami raccontare e condividere i propri saperi, un gruppo di studenti curiosi e desiderosi di mettere alla prova anche le proprie capacità manuali, e la magia è compiuta. Il tema, Vanitas il titolo, è un invito a riflettere sull'effimera condizione dell'esistenza, sulle sue fragilità, ma anche un anelito alla speranza, alla serenità. Andrea Rossi Andrea è l'artista visivo polimediale, nonché musicista, compositore e ideatore del progetto. La scuola è il liceo Pigafetta, che ha poi coinvolto nell'iniziativa anche l'Istituto Montagna. L'artigiano è Giancarlo Busato dell'omonima antica stamperia in Contrada Santa Lucia a Vicenza, il tutto con il supporto di Confartigianato. E basta cogliere l'entusiasmo dei ragazzi per comprendere quanto siano efficaci per la loro formazione iniziative come questa, esperienze capaci di lasciare una traccia indelebile e dalle quali possono anche emergere passioni e talenti. Si è creata una occasione in cui la scuola offre ai giovani l'opportunità non solo di riflettere su un tema, quello della vanitas, cioè sulle tematiche esistenziali, ma anche il desiderio di costruire una vita di benessere e felicità, e di portare poi questa riflessione a formalizzarsi in un'opera grafica che sarà appunto incisa a punta secca, e che poi, dato che trova spunto anche nelle opere d'arte esposte a Palazzo Chiericati, troverà poi sempre a Palazzo Chiericati la possibilità di una mostra, di vederle esposte in una mostra appunto, dove tutte queste componenti che costituiscono l'esperienza, cioè l'artista, la scuola con gli insegnanti, lo stampatore, il museo, collaborano in un progetto di crescita degli studenti. Questa ricchezza di stimoli e la possibilità di misurarsi sul campo hanno reso i ragazzi più consapevoli sia degli insegnamenti ricevuti in aula che di sensibilità e capacità personali che altrimenti non avrebbero sperimentato. E questo grazie al confronto diretto con l'artista e l'artigiano. All'interno dell'istituzione scolastica il rapporto con l'artista non è ovviamente così consueto. Certo, nei licei artistici possiamo trovare alcuni docenti che sono anche artisti, ma generalmente non è così. Il rapporto quindi del giovane, dello studente con l'artista è un elemento di completezza rispetto all'esperienza, sia definiamola teorica della storia dell'arte, sia nel momento della produzione del lavoro stesso, che è accompagnato in tutto il ventaglio di ricchezze e di possibilità dall'esperienza dell'artista medesimo. Giancarlo Busato da anni si dedica con passione a questa attività didattica, un impegno affrontato anche per salvaguardare un'arte che oggi ha ben pochi esponenti. Gli studenti, ci ha detto, sono stati fantastici perché hanno saputo ascoltare, guardare, interpretare e infine esprimersi attraverso una tecnica non facile come la punta secca. La mia sorpresa è stata quando ho iniziato a stampare le incisioni. Tutti avevano usato un linguaggio diverso, tutti avevano un modo di esprimersi diverso. E questo è straordinario perché sembra banale, ma esprimersi in maniera diversa, pur di lavorando in gruppo, non è da tutti. E questa è stata la sorpresa più grande che io ho incontrato in questa fase di stampa.
E questo è frutto sicuramente di un'armonia. E quindi i ragazzi che fotografavano, i ragazzi che filmavano, i ragazzi che incidevano, il professore che interveniva, l'artista che consigliava. Ecco, questa è stata un'armonia e penso l'obiettivo più bello che si è raggiunto in questa esperienza. Tutte le opere saranno in mostra a Palazzo Chiericati dal 26 maggio al 5 giugno.